Ciao ragazzi, qui Falcone, bentornati al 13° episodio dell'Let's Play di Metro 2033. Il 13° è anche un episodio fortunato, quindi questo sarà un episodio sicuramente fortunato e avrò bisogno di un bel po' di fortuna perché la situazione in cui mi trovo adesso non è delle più rosee. Nel senso che siamo all'aperto, siamo fuori, siamo a Mosca e con gli imperialisti che insomma si frappongono fra noi e il nostro obiettivo. Imperialisti che, vi ricordo, non ci vedono di buon occhio e quindi faranno di tutto per farci fuori, insomma. Allora, io qui fra l'altro sono morto già varie volte, quindi alcune per motivi oscuri, nel senso che non mi capacito ancora di come cavolo sia potuto succedere, però vabbè. C'è anche quel bagaglio volante là che mi fa parecchio paura, quindi cerchiamo di stare attenti e cauti il più possibile. Comunque, là ci buttiamo una bella granata, subito. Anzi, mettiamo proprio quelle granate normali, invece che quelle incendiarie. Vediamo cosa succede. Ci sono più bagagli volanti, quindi attenzione. Magari qualcuno ci punta, spero di no. Invece magari sì. Oddio. Mi ha preso, quindi adesso. Adesso muoio. Probabile. No, invece sono ancora vivo. Però se non muoio con questo ci pensano. Vaffanculo. Ah, per fortuna mi ha fatto ripartire da qua, perché sennò rifarmi tutto, tutte le cose indietro era un po' palloso. Abbiamo zittito la torcia perché le torce si sa parlano e fanno un mucchio di casino. Ma io non voglio questo, voglio queste munizioni. Perché nel caso in cui l'abbiate capito si possono sparare i soldi, cioè nel senso si può caricare l'arma con le munizioni con cui si pagano i negozi. E non è molto, cioè è da usare se proprio si ama la frutta. Però visto che i colpi ne ho, li ho pagati anche, insomma, usiamoli. Allora, noi usiamo sempre tutte le coperture del caso, perché ce le danno e noi le usiamo. Ok, loro sono distratti a sparare ai robi volanti, quindi noi questo qua lo possiamo uccidere così, guarda. Ok, quindi magari uccidiamo anche questo. Liscio, ok, perfetto. No, questo magari non mi ha preso ancora. Ti prego non uccidermi, ti prego, sono carino e coccoloso, adesso mi uccideranno gli altri. Curati subito veloce, finché puoi. Ok, perfetto. Tu che mi stavi sparando, la devi smettere. E mi ha preso un'altra volta, che palle! Solo che non mi butti nel fiume. Aia. Mi sa che se non la pro. C'ho uno qua così, mi sa. Sì. Ok, quando uno non vuole morire si fa. No, no, ok, è morto. Sapeva che avrei tirato fuori il pompone e si è preso paura. Dite che magari dovrei muovermi in una situazione del genere, invece no, io preferisco rischiare la pelle e raccogliere le munizioni, stupidamente però. Non mi ricordo dove devo andare. Perché prima c'era una luce che mi diceva dove erano i nemici, adesso la luce l'ho spenta. Ok, forse siamo. Forse. No, vabbè, non lo dico. Non lo dico. Che la stazione nera era occupata dai fascisti. Una Aveva detto che mi e avrebbe non ebbe a aspettato. sfuggire. Dovevo correre. Perfetto, quindi cerchiamo di trovare Ullman. Qua così. Arrenditi e non ti faremo niente. Lo giuro. Ok, mi sa che abbiamo trovato Ullman. Perfetto.
Perché ci hai messo tanto? Dov'è Pavel? Bene, più tardi. La situazione è peggiorata. Gli imperialisti hanno letteralmente invaso la stazione. Dovrei agire da solo, purtroppo. Se riesci a disattivare il loro generatore, sarà più facile aggirare le guardie. Prendi questo. Ti aspetterò nella galleria abbandonata che porta alla polis. Io darei via la cappa, ragazzi, per usare. Per usare questo. Che è silenziato e tutto. Però non mi va di dar via la cappa. Non mi va proprio. Sono affezionato tanto tanto. Diamo via questo, ragazzi. Malincuore, diamo via il nostro revolver speciale. Mi scende la lacrimuccia, ragazzi. Veramente. No, non posso. Non posso darlo via. Correremo il rischio di venire sgamati malissimo. Un visore notturno. Grande. Ok. Poi cos'altro possiamo prendere? Basta. Sì, mi servirebbe un'altra maschera nuova, però insomma. Ok, cerchiamo di far piano, ragazzi, qua. Mi hanno visto, mi sa. Mi sa che mi hanno visto. Sapete cosa vi dico, ragazzi? Fanculo. Minchia. Mi è arrivata una trave di ferro in testa. Boh, vabbè. Ok, alla fine mi sono deciso a dare via la K, ragazzi. Tanto di AK ne troviamo quanti ne vogliamo. Beh, tanto mi hanno sgamato lo stesso, quindi. Ah, ma io sto sparando. Ok. Ok, così non mi arriva la trave di ferro in faccia. Entriamo qua a vedere cosa c'hanno. Cosa ho fatto? Grande, ho rovesciato la bagaglia e ho spento il fuoco. Ok, poi è ancora acceso. Però vabbè. Ok. Continuiamo il nostro cammino. Belle le piantine in russo. Ok, forse. Che cazzo? Ok, vuol dire che ho fatto davvero bene a lasciare via la cappa per prendere questo. Vediamo se riusciamo a ucciderle. Bene. Oh, ma sapete che potente, ragazzi, sto coso? Veramente forte. Allora, qua sono veramente tanti, quindi facciamo con calma. Se io rompo quella luce là, proviamo. No, vabbè. Aspettate. Rimane comunque il falò acceso, quindi mi vedrebbe lo stesso. Proviamo a far così. Ah, però arrivati qua. Devo buttarmi giù lo stesso. Ok. Silenzio. Lì c'è della bella rubina, però. Allora vediamo se riesco a eliminarla in silenzio. Cioè, non è morto? Fammi capire. Ho sparato in testa. Fanculo. Bello lo stealth Falcon, bello, bello.
Questa addirittura c'ha. Cosa c'ha? Un mirino infrarossi addirittura. Però a me serve il silenziatore, sennò. Conto del cazzo. Ok, vediamo di essere sgamati meno volte possibile. Di qui in avanti, si intende. Che ormai quel che è fatto è fatto. C'è un revolver anche. Però vabbè. Noi ce l'abbiamo ancora il nostro bel revolver. Vedete ragazzi che mi sono affezionato e non l'ho lasciato. Cazzo, cazzo. Toh. Ciapa. Fanculo. Fanculo. Perfetto. Ok, direi di averli seccati tutti. Le mie promesse di stealth non stanno funzionando come dovrebbero, però vabbè, sti cazzi, ragazzi. Alla fine se c'è un po' di azione è anche meglio. Se no mi faccio addormentare sulla poltrona, Poltrona, poi, beh, sedia, sgabello, quello che avete, poi. Ok. Qua facevano tiro al coltello. Tiro al coltello, no, si chiama freccette senza freccette. Freccette con i coltelli. Coltellette. Che se freccette con le frecce, coltellette con coltelli. Dai, cazzo. Forse devo andare qua sotto, ma... Forse. Sì, maschera nuova. Io esulto quando ci sono le maschere nuove. Ma ne ho veramente bisogno della maschera? No. Posso andare anche senza maschera? No, invece no. Vediamo. Piano piano, qua c'è qualcosa da tagliare. Devo ancora capire. Come si usa il visore notturno? O che mi si bugga il gioco, vedete ragazzi? Ah no, adesso lo sto usando. No, 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 è proprio fatto così. Boh. Che cazzo è sto rumore? Che cazzo era sto rumore? Oh, torcia. Che schifo, le ragnatele, i ragni, li odio. Allora, ci scommetto quello che volete che ci sarà un boss di fine livello. Un ragno gigante, mutante, con 60 zanne, artigli e tutto quanto. Ci scommetto quello che volete. Certo che ce l'ho fatta. Certo. Presto arriveremo alla polizia. Ah, se me lo dici tu. Questa è una specie di quad ferraglioso. Boh. Questi non sono i soliti utenti, sono diversi. E di gran lunga peggiori. Andiamo bene. Qua è una delle solite visioni strane. Anche i figli odiati dai loro genitori cercano di amarli e di capirli. Noi vogliamo capire. Non vedo cosa c'è fuori. Oddio. Era quel
quel tipo mostro nero che vedevamo sempre. Ma sai, non è più cattivo del fuoco, tanto per fare un esempio. Dipende tutto dal tuo punto di vista. Cerca di capire meglio le cose prima di giudicare. E ora andiamocene, qui non siamo al sicuro. Ma strane visioni, come al solito. Riferito il messaggio di Hunter, la salvezza della mia stazione di origine. Era concluso, quindi ragazzi ci stiamo avvicinando alla fine. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, in tal caso vi ricordo di lasciare un bel mi piace e un commento, se non l'avete ancora fatto iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto da Falcon, bella.